Ah, Variantina sempre divertentissima. Chiesettina! Mitica chiesettina! Ragazzi, come vedete ormai è quasi finita. Siamo uno dei punti topici del Finalese. Chiesettina di San Rocco. E approfittiamo di questa ultima sosta prima di iniziare l'ultimo tratto di discesa su Piammarino per spiegare la configurazione della nostra bici. Come avete già potuto vedere, rispetto alla configurazione iniziale manca la borsa sottosella. Questo perché? Per un semplice motivo. La configurazione con le quattro borse, quindi manubrio e top tube all'interno del triangolo anteriore e sotto la sella, è stata pensata per la bici precedente, la Trek Slash 9.7 del 2020. E il modello 2021 prevede uno spazio ricavato all'interno del telaio per riporre alcuni attrezzi. Nel frattempo è arrivato anche una fascia per fissare camere d'aria eventualmente, bomboletta CO2, leve cacciagomme al telaio, quindi tutto, buona parte degli attrezzi sono stati montati appunto all'interno dello spazio ricavato del Gun Tube e le due camere d'aria Schwalbe e Rotan Plus, sfruttando la loro compattezza e leggerezza insieme al telaio. Quello che rimaneva, aveva poco ingombro e poco peso, è stato riposto tranquillamente all'interno dello zaino. Questo ci ha permesso anche di sfruttare la piena corsa della sospensione posteriore, ma soprattutto l'intero abbassamento del registro telescopico. Ora vediamo nel dettaglio la configurazione delle varie borse di Evoc. Abbiamo il tube con barrette e integratori, le taps per l'integratore salino. Qua abbiamo la giacca antipioggia, qui invece il power bank, in questo momento non c'è perché nella tasca della zaino l'abbiamo usato per caricare parzialmente l'action cam e l'action cam quando appunto non è utilizzato. Qui appunto abbiamo i nostri attrezzi dentro una comoda busta elasticizzata di Trek e qui con la granita rock band appunto le due camere d'aria Schwalbe Harriotan Plus. Lo zaino Evoc Explorer 30 lo conoscevamo già bene, abbiamo usato più volte nelle nostre traversate. Qui abbiamo tutti i nostri vestiti di ricambio, quindi quelli per il secondo giorno, per la serata in albergo, in rifugio. Qui appunto tutti i nostri attrezzi supplementari, compreso lucina anteriore, in questo momento lo montiamo, come vedete, al posteriore. Le teniamo montate nel caso facciamo dei passaggi su asfalti abbastanza lunghi. Qui spazio in abbondanza, tasca superiore, salviette, altre taps, barrette che avanzano, una mascherina fondamentale, le cuffiette, qui comodamente tutti i nostri vestiti, adesso anche qualcosa da mangiare ovviamente, perché quando siamo in giro abbiamo il nostro pranzo al sacco. In questo momento nelle tasche abbiamo telefono, power bank che abbiamo utilizzato prima, mentre di qua abbiamo il gilet antivento, lo riponiamo quando è utilizzato, e poi la bustina degli occhiali. Questa è la nostra configurazione da viaggio. Ora ci manca appunto la discesa Piammarino, primo pezzo sentiero molto divertente dopo comunque un approccio pedalato. E si fa un pezzo d'asfalto, poi si entra nelle crose che ci conducono attraverso un bellissimo ambiente tra una zona delle quelle più vecchie di Finale fino al centro della Mecca del mountain bike italiano.